E ciao a tutti ragazzi, episodio 19 del calendario dell'avvento. Anche oggi siamo qua per farci compagnia e anche oggi, diciamo, come seconda puntata speciale vorrei farla in dialetto, quindi nonno Nixo qua si switcha, passa dall'italiano al dialetto, basta. Tacon, tacen, tutte le varie varianti che si può dire. Se non la fa un coi, penso che non la farò più, perché dopo massa pochi giorni e di gente Canada è meglio farla in italiano per tutti, quindi ancora mi sento ispirato e ve la porto in dialetto anche ancora, perché su un infant del genere con un carrette di dreo smart del genere sicuramente devo degnarmi di puntarvela in dialetto, quindi che sarà questa e poi appunto basta. Penso che due puntate e fatte su appunto in lingua ufficiale qua della serie penso che le sia anche sa. Per facilitarvi, sperando che capighe, ma adesso vi ripeto anche in italiano quello ancoi, quindi oggi siamo arrivati ovviamente a dare un'altra lettera, un numero, quel che lei ancoi le spazio, quindi per il quiz ovviamente mi switcho a italiano. Tenete lo spazio, quindi gli spazi che vi ho dato van nei posti che vi ho detto tal giorno, quindi tanto tenetelo qua, prossimi giorni ovviamente più informazioni su tutto il discorso, ma di questo torno in avanti nel dialetto. L'intenzione qua è di andare al mercato che è il batucchelli, il gazebo, e vendere fora le piante qua di salatina che avevano le cassettine di salata e sperenti di non trovarli zent, che insomma se no che fila e le mai unar, come dire, essere lì noi altri soli, e quindi in tanta pena fendo sgasate chi è messa al paese e il lag comunque ne accompagna sempre, ho pazienza ormai, dai Nadal siamo tutti più buoni. Riepilogo dei video fatti nel mese di ottobre se non erro, sì. Devo portare la Valken, versione sempre Alpin, quindi lo tira fuori un Steyr con tande caricator frontale e pinze per ciappare la legna e un vericello, uno che non avevo mai visto. Poi che sta la Mappa Italia, la masseria azzurra in sto caso, quindi se andate a vedere anche quella masseria lì, molto carina, molto bella, proprio da poter avviare una carriera lì. E realistica view sul Liber, quel The Black Sheep Modding, che lo tira fuori per l'occasione speciale perché era la bena quella che nettava i fossati e taglia le rive, taglia l'erba sulle rive, quindi molto interessante. Penso che anche dalla copertina capì cosa che intendo, sempre ovviamente con la modalità, era i primi video che toccavo fare con la modalità della webcam che ciapa la mia faccia in base a come mi giro, come adesso guardo un torno e guardando un torno con la faccia guarda un torno anche all'omenetto. Parentesi, chi sono arrivati al Bakuke, mancheria solo il Mengachi che fa quelle serie lì su Rete 4, lì non mi ricordo, lì in cucina italiana, lì non so cosa che l'era, non mi ricordo, però il neva a far spadellare le sciore in mezzo alla piazza. L'ambientazione potrebbe essere anche quella, guardando anche a chi l'ha accesa eccetera, tante fine screenshot ricordo. Andando avanti qui video invece, Alpin Farming DLC il blog, quindi cosa che era da saper, infatti leggete sotto la traduzione cosa c'è da sapere, cosa che era da saper e sul DLC Alpin a 3 settimane dall'uscita, e quindi avevo fatto anche quel blog lì per far 4 chiacchiere con voi e tenervi appunto informati. L'altro scelto insomma fra i vari blog fatti era quel sulla precision farming, quindi le differenze fra i terreni e cosa avrebbe comportato un nuovo DLC, che vabbè ormai le DSD che le uscì. Ma detto questo, cari ragazzi, sai che fe noi cambin argomento, perché la piazza è la strada lì, vo sparmiare il viaggio di ritorno col Fent, sen tornati quando che è il vigneto, quel che ho posizionato, quel che è la donita lì che lavora, che butta fuori grassa e che sguassa
con sguazza orc, l'annaffiatoio sguazza orc, e la che dà acqua insomma a tutte le vigne. Adesso tirem fuori qua dal nif, che sarebbe tiriamo fuori dal nido il merlo. Vi anticipo già che mod bellissima, l'adoro, che ha sempre avuto in tutte le carriere. Non si sa perché la disgrazia che mi capita che quella VCA è il fan Gran Gazer mio, prova a mettere che diverse versioni del cambio, ma insomma ho cambiato anche, se vedete, tagli, taglietti, oltre che vabbè magari le cassette che se le importa male, e anche perché settavo a strugnare con quel benedetto cambio per vedere se migliorava un po' la situazione, però vabbè, così l'è e così nella tenin. Detto questo, niente, si carghen su un po' di cassette di UA, e appunto un dialetto l'UVA si dice UA, e dopo appunto carghen su il fattore, che adesso sta aggiornato, ma ai tempi della registrazione qua gli avevo ancora come pianale, anche questo scelto perché ovviamente chi in Trentino non gira, e di solito gli è un po' più stretti, perché magari che sta su una cassetta come questa, non proprio una cassetta così un po' più larga, però che sta una fila, è molto, molto stretti, e tante, quindi si carga in altezza, oppure addirittura vabbè ne è anche dei doppi larghi così senza nessun problema, quindi ne è ben di tutte le sorti, e che altri marchi ovviamente più territoriali di aziende qua del posto, però ripeto fattori se ne ha visto. E il Fendt lì è un Fendt che l'ho scelto più che altro proprio per la grandezza, perché ripeto che per discorso UA e pomari trattori più grandi non che ne è, qualche trattore grande il che è per grandi lavorazioni, ma non proprio esente la Val dell'Ades eccetera. Vabbè, putei, chi è già finita, mi dispiace anche che sia già finita, però dai, ne vedete anche domani, e fei bravi, che quello resta intraducibile l'esa dialetto, il fei bravi, cioè in realtà un dialetto misto italiano, ma comunque vabbè, col te ne vedendo domani. Ciao a tutti!